Rupe ombrosa di foglie, fresche sorgenti, confuso belato d'agnelli, silenzio. Pan modula la sua melodia sulla zampogna, con l'umido labbro alle canne congiunte. E intorno danzano con agili piedi le ninfe. Il frammento di Platone, evocando un'atmosfera animata da divine presenze, può anche rappresentare un sentimento della natura, come quello romano, intriso di ellenismo. Si legge negli inni omerici. Le ninfe danzano coi numi e mangiano lo stesso cibo. Nasce ognuna insieme a un albero che con lei muore. La fantasia lega istintivamente le ninfe alla natura, dove con satiri e sileni vivono il sogno di un gioco fuori del tempo. Una poetessa ellenistica invoca quelle dei fiumi e dei laghi. Vi saluto, ninfe, che immortali, con rosei piedi muovete nell'acqua profonda. Un mosaico nel tempio della fortuna prenestina rappresenta un'inondazione del Nilo. Già in epoca repubblicana, Roma subisce il fascino dell'Oriente e della sua natura dagli aspetti magici. Scrive Teocrito. Nessuna terra può dirsi fertile come la bassa pianura d'Egitto quando il Nilo straripa e ne stempera le umide zolle. Sorgono presso il fiume molte e popolose città. Le genti attendono in pace al lavoro dei campi, poiché dal Nilo, brulicante di mostri, nessun predone sbarca per assalire i villaggi. Nella religione romana, il genio tutelare, lo spirito guardiano di ogni uomo, si trasferisce a ogni località che coinvolga l'esistenza umana. Il genius loci è una divinità strettamente legata ai lari, gli spiriti protettori della casa. Lo si vede talvolta rappresentato insieme a essi in forma di serpente, animale allevato un tempo come sacro nelle case romane, che racchiudeva in sé molti simboli divini. Nella casa, accanto agli spiriti dell'arcaica religione italica e quasi loro rivali, si trovano spesso anche molte immagini della mitologia greca. I miti di Sione, Ercole, Circe, Penteo appagano le esigenze decorative della ricca dimora nei suoi ambienti più rappresentativi, mentre il legame con i geni tutelari si manifesta negli ambienti più intimi.
Pompei, trasformata in meraviglia archeologica da una catastrofe, è una ricca città di provincia dove, fin da epoca sannitica, uno dei templi più importanti viene dedicato ad Apollo, il più greco fra gli dei, e alla sorella Diana. Distrutta dal vulcano, Pompei diventa un esempio di contatto tragico fra città e natura. È anche una testimonianza di come, all'inizio dell'impero, la cultura greca prevalga sulla severità dei culti italici. Il legame della casa con la natura può trovare un simbolo di immediato fascino in Fauno, dio latino dei boschi, sempre più assimilato al greco Pan. La fantasia e l'arte possono ampliare lo spazio architettonico con pitture paesistiche che tendono ad annullare il muro come barriera dello sguardo. Rispetto a quelle latine, le divinità greche appaiono più adatte a una vita privilegiata dalla ricchezza che, come testimoniano le grandi terme, pone sempre più attenzione alla cura e ai piaceri del corpo. Nell'atrio delle ville romane, l'impluvium, dove si raccoglie l'acqua piovana attraverso un'apertura del tetto, stabilisce un legame diretto con gli eventi atmosferici. La casa romana è una struttura chiusa, tutta rivolta all'interno. Le statue di satiri e ninfe che l'adornano sono una via immaginifica per richiamare e dominare, attraverso i simboli della mitologia, il mistero della natura. Scrive Virgilio. La natura è varia soprattutto nel creare alberi. Nascono spontanei i pioppi e i salici dalle glauche fronde. Le querce, venerate come oracoli, sorgono dal proprio seme. La natura all'inizio genera le piante da sé, poi l'uomo, coltivandole, rende gentile ciò che era selvatico. Dell'originario rigoglio di una natura libera e intatta restano echi lontani. Immagini simboliche di culti antichissimi.
un rito dionisiaco soggetto frequente della decorazione domestica, scrive Teocrito. Con fronde di quercia, Asfodeli e Edera, le donne innalzano altari per Semele e suo figlio Dioniso. Penteo, nascosto, le spia. Lo vede per prima sua madre, poi tutte le altre, e con grida orribili lo sbranano. Tornano sporche di sangue e straziate dal rimorso, ma senza colpa, perché Dioniso le ha spinte. La natura ha due maniere di entrare nella casa romana: l'addomesticamento nello spazio limitato del giardino e la rappresentazione mitologica dei suoi dei. Primo fra tutti Dioniso o Bacco, il dio del ritorno alle forze primigenie della terra attraverso la follia e il panico. Nelle feste in suo onore, dopo corse e danze selvagge, le baccanti raggiungono l'annullamento nell'estasi, convinte così di esorcizzare la morte. Conquistando l'Oriente, i generali romani restano affascinati dallo sfarzo delle regge e al ritorno trasmettono la loro ammirazione ai nobili e ai benestanti. Se ne coglie un riflesso negli affreschi che illustrano grandi architetture, fantastici colonnati, uccelli esotici immersi in uno spazio incantato. È anche una rappresentazione di come si concepisca a Roma l'inserimento armonico di una ricca dimora nel paesaggio. La donna appare spesso come tramite fra gli aspetti concreti e quelli divini della natura. I ruoli variano dalla baccante alla vittima innocente del mostro. La lotta dell'eroe con il mostro, in difesa o con la complicità di una donna, è anche la lotta dell'uomo contro la natura, più che mostruosa, nemica. Può essere amica la mostruosità di Pan, descritta da un inno omerico. È un dio che ha voce possente, ma dolce sorriso, e si aggira nei boschi con le ninfe, abili nella danza. Può essere amica la mostruosità del centauro Chirone, che la parte animale arricchisce di misteriosa sapienza, tanto da farne il maestro di Achille. Quando c'è sulle pareti il ritratto dei padroni di casa, il tempo, donando magia a ciò che era quotidianità, fa di loro stessi i geni del luogo.
I secoli hanno cancellato quasi ogni traccia delle antiche ville romane. Le architetture, che stabilivano sottili dialoghi formali con i messaggi segreti della natura, sono divenute ruderi sommersi dai rovi. Questo trionfo del tempo trova una rappresentazione allegorica nel giardino inglese di Caserta, dove si ricostruisce in scenografica rovina la suggestione di un antico ninfeo. I versi del Marino sembrano descriverlo. Alle radici di un solitario monte, spaziosa spelonca apre le fauci. Ben parchi, ivi natura, dei cittadini in tagli imitando i lavori, abbia voluto discepola dell'arte altrui mostrarsi. E par l'architettura ingegnoso modello di maestro scalpello. Nello stagno davanti al ninfeo, il bagno di Venere richiama alla mente i versi del Tasso. Io la trovai in atto che parea chieder consiglio all'acqua in qual maniera dispor dovesse in sulla fronte i crini. L'interno del criptoportico suscita lo stupore di un'imprevedibile scoperta archeologica. Le immagini degli dèi per i frequentatori della Reggia Borbonica sono motivo di suggestione, come molto tempo prima, le statue prese nelle campagne di Grecia e sistemate nei parchi romani. L'antico simbolo del genius loci ritorna nella statua di Esculapio, di cui le Metamorfosi di Ovidio narrano come si trasformò in serpente per purificare il Lazio dalla peste. L'animazione della natura attraverso immagini di un passato leggendario era già nelle grandi ville imperiali, come quella di Tiberio a Sperlonga, dove il mito di Ulisse e Polifemo è scolpito nel marmo. Mare e terra
uniti per un'eternità inesorabile, si toccano con amore e con odio. Polifemo, mostro terrestre, cerca di catturare Ulisse, l'eroe marino, che lo mutila e scappa per farne poi soltanto materia di racconto. I compagni, afferrato il tronco d'ulivo alla punta, lo conficcarono nell'occhio. Dall'altro capo io lo spinsi roteandolo. Come in cantiere per forare un trave, uno tiene fermo il trapano e gli altri lo fanno girare con le cinghie, così, ficcato il trave nell'occhio al ciclope, lo girammo. Ed egli levò un urlo altissimo e lo speco fu tutto un rimbombo. Ulisse fugge verso altri orizzonti, dove una natura ridotta all'essenziale, acqua e cielo, muta a un soffio di vento. Ordinai che presto pigliassimo il largo. Essi salirono rapidi sulla nave e, seduti sopra i banchi, presero a battere il mare col tonfo dei remi. Tanta ira avevo nel cuore che gridai: «Ciclope, se ti dovessero chiedere dell'occhio che non hai, racconta pure che t'ha accecato Ulisse». La più raffinata delle mistificazioni è attuata dall'imperatore Adriano nella sua villa di Tivoli, dove, tra le altre sistemazioni, il canopo si richiama all'omonima valle presso Alessandria d'Egitto, con un tempio a Serapide in fondo a un canale del Nilo. Al margine della vasca viene innalzata anche la statua di Antinomo, che era forse per l'imperatore e la sua residenza un genius loci. A Tivoli, Adriano trasferisce una sintesi della bellezza che in Grecia e in Oriente l'ha abbagliato. Cerca di dare forma e materia ai luoghi conosciuti nei lunghi viaggi e ai ricordi personali che hanno lasciato segni profondi nella sua vita. Scrive Teocrito. Un recinto sacro chiude questo luogo. Una fonte perenne fa verdeggiare lauri, mirti, cipressi. I merli diffondono canti di primavera e gli usignuoli rispondono con fitti gorgheggi. Fermati e prega il Dio che strappi dal mio seno il tormento d'amore. Nei pressi della Villa Adriana, il tempio circolare della Sibilla Tiburtina domina dall'alto il corso dell'Aniene. Già alla fine della Repubblica, la vita a Roma è diventata difficile per il traffico, il frastuono, la sovrappopolazione. Chi può permetterselo trasferisce l'abitazione in campagna o al mare. Nerone fa costruire una grande villa ad Anzio, dove l'architettura deve conformarsi ai colori e ai volumi delle rocce.
Una sorgente domina la villa di Orazio, che così ne parla. Salutare al corpo e alla mente, fluisce in casa mia un'acqua che più pura e gelida non corre per tutta la Tracia. Questo rifugio, dolce e ameno, garantisce la mia salute. Nessun popolo dell'antichità, come i romani, dedica tanto lavoro e genialità costruttiva all'esigenza vitale dell'acqua. La raccolgono in grandi cisterne per le loro ville. Con miglia e miglia di acquedotti, la portano in tale misura nelle città da alimentarne grandi impianti termali aperti a tutti. All'acqua si lega inscindibilmente l'idea di fertilità e rigoglio. Plinio il Giovane preferisce la vicinanza del mare e parla della sua villa in una lettera all'amico Gallo per invitarlo a trascorrere una settimana come suo ospite. Vi è descritta l'esposizione al sole, l'impianto di riscaldamento a vapore, una stanza isolata dai rumori e i profumi che vengono dal bosco. Conclude Plinio. Non credi che ho ragione di trattenermi in questo ritiro e di amarlo? Sei troppo cittadino tu, se non ne hai desiderio. Possa tu averne, sì che a tante e grandi qualità della mia villetta si aggiunga il sommo pregio della tua presenza. Ti saluto. Domiziano fa costruire a Castel Gandolfo una villa che rivaleggia in magnificenza con la Domus Aurea. Il suo parco comprende un lungo criptoportico e due ninfei nascosti fra le rive boscose del lago di Albano. Può essere politicamente opportuno per un patrizio o un ottimate evitare l'ostentazione del lusso all'interno del recinto sacro di Roma, il Pomerium. La campagna intorno alla città, per un raggio di oltre 7 chilometri, quella stessa zona descritta con toni malinconici fino al primo Novecento come la desolata e malarica campagna romana, è un brulicare di ville, fattorie, strade, ponti, canali, case rustiche e padronali. Una grande area di fertilità e ricchezza, di cui restano poche rovine. Essere un'esedra o soltanto l'anfratto naturale descritto in un idillio di Teocrito. Ed ecco da una rupe una fonte. Crescevano attorno capelveneri pallidi, serpeggiavano al suolo gramigne. In mezzo alle acque intrecciavano danze le ninfe dal ciglio sempre insonne, terribili dive ai pastori. Tutte le ninfe e tutti insieme gli dei non hanno alcun potere per salvare le ville e i giardini dalla rovina finale di Roma. Dopo oltre un millennio,
La Roma papale raggiunge espressioni artistiche non inferiori a quelle della Roma antica, i cui resti vengono a volte scenograficamente inglobati nei giardini delle nuove residenze. Il Palatino trova nuovo splendore come giardino privato dei Farnese. Parco rinascimentale, di cui la Villa Farnese a Caprarola è un esempio, ha un rigore geometrico analogo a quello delle antiche ville romane e una serie di episodi decorativi che si tramandano con molte variazioni fino ai nostri giorni. La Chiesa Cattolica, anche nei giardini cardinalizi, dimostra una particolare longanimità, consentendo il ritorno di tutte le immagini della mitologia pagana. Nella villa di Caprarola, come in altre della stessa epoca, la visione del parco segue il percorso della catena d'acqua, che da una sorgente in alto scende attraverso una serie di sistemazioni architettoniche e scultoree. Nella villa Lante di Bagnaia, quintessenza del giardino italiano, il teatro d'acqua suggerisce alcune analogie con il teatro marittimo di Villa Adriana e, nello stesso spirito, i gruppi scultorei vengono disposti come animazioni magiche. Nella fontana Papacqua di Soriano, tra altri mostri che il tempo sembra annegare lentamente nella roccia, torna l'immagine del serpente a evocare l'antico genius loci. Del genius loci non resta traccia, dove la volontà di rappresentazione si impone, come nella villa di Castel Gandolfo, con doppia magnificenza, quella antica di Domiziano e quella presente come giardino della residenza papale. E nella persistente presenza di un monarca si avverte quasi l'illusione che il tempo non sia passato.
Durante il Rinascimento, come al tempo dei Cesari, le famiglie dell'aristocrazia costruiscono splendide dimore nella campagna intorno a Roma. A Frascati, il cardinale Pietro Aldobrandini fa costruire una villa dove, pur con un linguaggio architettonico così diverso, la posizione panoramica e la magnificenza del parco possono dare una lontana idea sulle dimore di campagna antiche. Nel ninfeo, che delimita il cortile posteriore, le statue delle fontane rappresentano i simboli mitologici e le divinità che popolavano i giardini dell'antica Roma. Dopo molti secoli, nell'avvicinarsi alla natura, resta il fascino delle divinità cantate da Virgilio. Venne Silvano, squassando canne e giglia, campestre ornamento del capo. E venne Pan, con grappoli di sambuco. Soggiace il mondo ad amore crudele, mai sazio di lacrime. La suggestione mitologica, perduto l'antico legame con la religione, è vissuta con la consapevolezza di un gioco rituale. Il giardino all'italiana, propriamente detto, è caratterizzato dalla modellazione delle piante in geometrie decorative e generalmente si dispone, come nella Villa Panfili, in prossimità del palazzo. Nel resto del parco si tende a controllare armonicamente il rigoglio della natura. Si legge in un frammento poetico di Platone. Divinamente. In un blocco di pietra soffiò l'anima un artista, formandomi ad immagine di satiro. Ora, compagno delle ninfe, invece di rosso vino, verso dolce acqua. Vieni pure qui, ma con passo leggero, non svegliare il fanciullo accarezzato da un delicato sonno. Nel Settecento, per il parco di Caserta, il Vanvitelli dispone di uno spazio pianeggiante molto diverso dalle ripide colline laziali. Un secolo prima, anche reinterpretando e adattando alla vastità della campagna francese gli schemi compositivi del giardino italiano, il Le Nôtre ha dato avvio a quella cultura europea dei grandi parchi che il Vanvitelli, architetto di origine olandese, trasferisce nella Reggia Borbonica. Dietro il Palazzo Reale, il parco si sviluppa per quasi 3 chilometri. Le vasche modellano la discesa dalla collina in terrazze d'acqua con scene mitologiche. Una fontana è dedicata al dio che dal suo arcipelago coronato di vulcani, le isole Eolie, può scatenare tempeste o portare la quiete. Dice Ovidio: Eolo, quando vuole che il mare sia calmo, chiude nelle caverne i venti e vigila affinché non escano.
Un'altra fontana è dedicata a Cerere, dea delle messi. Virgilio ammonisce. Ricorda di sacrificare a Cerere in primavera. Quando il vino è profumato, è dolce dormire, mentre sui monti si addensano nubi scure di pioggia. Giovan Battista Marino dedica un poema al bellissimo Adone, amato da Venere e ucciso da un cinghiale. Al giardin del piacer col giovinetto sen va la dea dell'amorosa luce. Per le porte dei sensi indi il conduce di gioia in gioia all'ultimo diletto. Ancor non eri, o bella Adone estinto, ancor non eri in novo fior cangiato. Chi diria che di sangue o ime dipinto dei di te stesso in breve ornare il prato? La malinconia del mito si esprime in una coreografia dominata dall'acqua che cattura nelle peschiere la vastità del cielo. Il dramma si stempera nel presente senza tempo, cantato dal marino. Accenti di dolcissima armonia, ascolta Adon tra suoni e balli e feste. S'asside a mensa con la dea celeste e le lodi d'amor canta Talia. Musica e poesia son due sorelle ristoratrici dell'afflitte genti. Non ha di queste il mondo arti più belle. Nella fontana in fondo al parco, Atteone ha sorpreso al bagno Diana, che sentendosi oltraggiata l'ha tramutato in cervo. Narra Ovidio. Vorrebbe gridare, ma non ha più voce d'uomo. I cani straziano il loro padrone, che ha forma di bestia. E non è soddisfatta Diana finché non è spenta nel sangue la giovane vita. La reggia di Caserta sembrerebbe chiudere con splendida leggerezza di scene arcadiche il lungo itinerario dell'arte dei giardini da Roma all'Europa. Ma una conclusione diversa, che per vie misteriose si riallaccia al passato, è forse ravvisabile nell'opera di un principe Orsini. Due secoli prima che la grazia settecentesca dia a Caserta tutto quanto può ancora dare, egli immagina e fa realizzare, a Bomarzo, un parco che sembra uscito da una memoria ancestrale. Narra un personaggio delle bucoliche. Con erbe e filtri vidi spesso il pastore Meri farsi mostro e acquattarsi nei boschi ed evocare spettri dalle tombe. A Bomarzo, un'eco lontana del genius loci si riverbera in materializzazioni di sogni inquietanti, in richiami mitologici dal fascino estraneo alla grazia. Modellando sul posto i grandi massi naturali, lo scultore sembra evocare mitiche presenze dal profondo della terra.
Le dimensioni, che rivaleggiano con le querce e i lecci, danno alla lotta fra due giganti un carattere di epopea titanica, ormai lontana dalla memoria. La deformazione e l'imprevedibilità sembrano rammentare la difficoltà di distinguere fra realtà e illusione. Un sereno abbandono sottintende un pericolo in agguato, il sonno della ragione che genera mostri. Nettuno e il delfino rappresentano in simboli, fin dall'antichità classica, il mare e le sue creature, vale a dire l'armonia fra le forze naturali e l'innocenza animale. Per l'uomo, la fantasia che dà vita al genius loci e la ragione che diffida di ogni fede sono due modi opposti di controllare il mistero della natura, generatrice di delizie, ma anche di incubi. Scrive Lucrezio. La terra conserva a giusto titolo quel nome di madre che ha ricevuto, poiché ha creato il genere umano e tutte le specie di animali. E avverte altrove come la perversità umana possa costringere esseri innocenti a divenire strumenti di morte. Mostri orribili dalla proboscide serpentina, gli elefanti col dorso armato di torri, furono addestrati a sopportare le ferite in guerra e a gettare il disordine fra le grandi schiere. Bomarzo dà corpo a esseri eliminati dalla logica dell'evoluzione, di cui Lucrezio sembra anticipare la teoria. La Terra si sforzò di creare numerosi mostri che nascevano con forme e membra strane. Tutti quei prodigi furono creati per nulla. La natura impedì la loro crescita. Numerose specie non poterono riprodursi e scomparvero. Eppure, ogni prodigio sembra trovare diritto di esistere nella natura delle cose cantata dal poeta. La natura del mondo intero si modifica col tempo. Senza sosta, uno stato nuovo succede a uno più antico. La terra è la madre di tutte le cose e la loro tomba comune. Da te diminuita, di te si nutre e ricresce.